Tutti uniti, PD, Movimento 5 Stelle, liste civiche del centro-sinistra, per parlare del bilancio del Comune di Pescara che a momenti sarebbe per essere approvato e in particolare della vicenda delle mense. Una vittoria l'hanno definita, quella delle mense, con fondi stanziati nel bilancio e agevolazioni per le famiglie indigenti. Non solo mense, c'è un maxi emendamento che sarà approvato in Consiglio che riguarda anche, dice Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle. Allora sì, come Opposizione Unite quest'anno abbiamo voluto concentrare tutte le nostre richieste su tre principi fondamentali, che sono il diritto allo studio e quindi all'esigenza di poter pagare le mense per il tempo pieno, voler difendere nuovamente, tornare di nuovo sulla stesura del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed ottenere il finanziamento necessario al completamento e infine la salvaguardia del patrimonio arboreo della nostra città. Dopo un tira e molla che dura da tanto, si è giunti all'aumento dei fondi per le mense scolastiche, spiega Piero Gianpietro del PD. Sì, perché c'è una proposta del centrodestra con un taglio di circa 1 milione di euro sullo stanziamento storico sulla mense, una scelta folle che faceva sì che chi aveva un reddito di 6 di oltre 12.000 euro, che è un reddito molto basso per le famiglie, doveva pagare il 100% delle tariffe. Con i nostri emendamenti, con la nostra battaglia, dopo mesi e mesi di fatica, siamo riusciti a portare questa fascia a 30.000 euro, con un ripristino di una fascia importante di queste risorse. Non è sicuramente il massimo del risultato, ma è sicuramente il frutto di una battaglia di mesi con i genitori, perché questa scelta del centrodestra andava a colpire soltanto le famiglie che hanno i figli a scuola e crediamo che fosse una scelta sbagliata. Per noi questo è un primo risultato e a gennaio appunto ci sarà la vigilanza affinché le tariffe vengono effettivamente cambiate in questo senso. Per Marinella Sclocco, in questo bilancio 2024 le opposizioni si sono ritrovate a difendere i diritti del cittadino. Abbiamo dovuto addirittura difendere il diritto dei disabili di poter accedere alla propria città senza barriere architettoniche. Questo perché le scelte del governo Masci sono state assolutamente scellerate e anticostituzionali.